Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, un'altra intensa serata dalla Bassa Friulana. Ieri trasmettevamo da La Tisana in occasione del Settembre Doc e La Tisanese, ce l'abbiamo fatta nonostante la pioggia e stasera facciamo tutti gli scongiuri del caso, il tempo sta tenendo. Siamo a Carlino in occasione della settima festa dei prodotti tipici del territorio, ovvero sia Tierlins in Plazze, perché qua si usa la Z o c'è se andiamo verso il Medio Friuli, temi particolarmente cari al sindaco Navaria, che saluto e ringrazio, e fra poco avremo anche l'assessore Bazzo che mi ha dato una grossa mano per l'allestimento di questa diretta. Fra poco insomma andremo, serpeggeremo fra gli stand di questa manifestazione, dove sono in vetrina le principali associazioni del territorio, ma anche aziende del territorio, ne mostreremo molte questa sera. E allora Navaria, intanto non stiamo aspettando l'autobus. No, non stiamo aspettando l'autobus, ma siamo alla fermata dell'autobus, perché abbiamo appena poco fa inaugurato un ultimo concorso che abbiamo promosso, si chiama Book Crossing, cioè vogliamo mettere a disposizione, siamo davanti alla biblioteca comunale, vogliamo mettere a disposizione, diciamo, dei cittadini un luogo dove prendere liberamente in prestito e rimettere dei libri. L'abbiamo chiamato Cibo per la Mente perché abbiamo sfruttato un vecchio frigorifero, abbiamo fatto un concorso, una ragazza ha vinto questo il bozzetto, l'ha presentato e l'ha dipinto, e questo frigorifero è, diciamo, contiene dei libri, se volete lo apro così lo si vede, si può, no? Vedete, ci sono dei libri, e quindi dei libri che possono essere liberamente presi e letti, rimessi liberamente. Ecco, questo, partiamo da questo, diciamo che è un'attenzione alla cultura che abbiamo. Ecco, la cultura, tra l'altro poco fa, un saluto anche a assessore Miriam Causero, che ha curato la presentazione delle immagini, sono arrivate una trentina che proprio andranno ad abbellire il calendario del comune, e quindi c'è stata una vincitrice che tra l'altro non è della zona, ma se non ho capito male, della zona di Porpetto, la foto vincitrice, e quindi c'è stato anche questo. C'è una mostra micologica e il nostro Tommaso Ravo prima della diretta ha girato delle immagini, ma fra poco incontreremo il curatore. Io direi, così ci spostiamo in maniera ordinata, di mandare il primo servizio, che fa riferimento all'azienda agricola Tonelli, l'azienda agricola Tonelli, azienda del territorio, quindi può andare a redazionale, così abbiamo due minutini per tuffarci nel cuore della festa. Fiori, frutta e orto sono i prodotti che coltiva e poi vende Danilo Tonelli nella sua azienda qui a Zelina, nella strada che porta a Lignano. Raccogliamo, abbiamo la vendita diretta e cerchiamo di vendere il prodotto nel luogo di produzione, di fare chilometri zero. Un'azienda a conduzione familiare, abbiamo un dipendente e niente, cerchiamo di fare il meglio possibile. Abbiamo piantagione di pere anche e pesche e noci quando c'è la stagione della produzione delle pesche e noci. Poi facciamo tutti gli ortaggi, meloni, angurie, tutto quello che dietro la stagione c'è la produzione. Noi abbiamo cominciato con gli ortaggi, dopo abbiamo inserito i fiori e stiamo lavorando bene con i fiori anche, per cercare di avere il prodotto tutto l'anno completo, o con i fiori o con gli ortaggi, di avere il lavoro 360 giorni all'anno. Ci siamo spostati nell'area produttiva con Danilo, ci spieghi un po' come viene utilizzato questo macchinario. Adesso stiamo trapiantando le piantine di prezzemolo, di nostra le seminiamo noi con questa macchina dietro le spalle, poi le mettiamo nella serra di germinazione, nascono le piantine e di lì le trasportiamo su queste vaschette, le mettiamo nelle vaschette da confezione dove viene venduta in pratica. Abbiamo visto prima anche la serra di là. Sì, quella è la serra dove teniamo la temperatura più alta. Una volta che le piante sono ben radicate bene, le portiamo nelle serre a freddo, dove da 18 gradi scendiamo a temperatura ambiente esterno, per dare consistenza alla pianta che sia più forte. Certo, poi i fiori usciranno prevalentemente tra un mesetto. Sì, fra un mesetto ci sono i fiori, comunque fra 15 giorni abbiamo tutto in produzione, tutto pronto per la vendita. Mm-hmm. E tutti i prodotti che vendiamo sono tutti seminati o trapiantati da noi. Bene. Tutta produzione nostra, a chilometri zero. Esatto, e questa è una cosa importante. Radicchio adesso, dalla stagione? Abbiamo radicchio, fra 10 giorni cominceremo con i primi asparagi e poi zucchine, cetrioli, tutto dietro la stagione abbiamo i prodotti.
Tutto di nostra produzione. Nel periodo primaverile, aprile-maggio, dove vendiamo e produciamo gerani, surfine, begonie, qualsiasi tipo di fiore annuale. Ce n'è per tutti i gusti e dobbiamo dire ai nostri telespettatori che siete sempre aperti, anche le domeniche. Sì, siamo aperti tutti i giorni, dalle 8 a mezzogiorno e mezzo, il pomeriggio dalle 2 alle 7 e mezza. Invitiamo quindi i nostri telespettatori qui in località Zellina, nella strada che porta a Lignano. Vi aspettiamo qui a braccia aperte, sempre pronti a servirvi a vostra disposizione. Eccoci, allora era capitato anche nella diretta che abbiamo effettuato da Cormons. Mi piace coinvolgere la gioventù e ho incrociato questi che erano in bicicletta, urlanti come delle aquile, che hanno urlato Tele Friuli. E ridono, ma li abbiamo bloccati e parliamo con questo che è un po' il portavoce di questo quintetto delle meraviglie. Beh, siamo venuti qua a Carlino perché siamo venuti l'anno scorso e ci siamo trovati bene, ci divertiamo qua, siamo venuti anche quest'anno. Senti, donne se ne trovano a Carlino o sono meglio a Marano? Mancano sia a Marano che a Carlino. Quindi lanciamo un appello, fatevi avanti. Quindi mancano, carenza? No, c'è, ma bisogna cercarle. Con l'umino? Sì. Chi sono questi signori? Io sono Lorenzo Nalon. Poi, no, vai, presentameli tu. E Andrei Ulves, Enrico Genda, Stefano Regeni e Davide Miani Filippo. Mi pare che sono cognomi tipicamente maranesi. Io, mio padre è di Carlino, cioè abitava a San Gervasio. E gli altri non sono proprio di Marano. Cioè, due sì. Gli altri due di adozione, diciamo. Allora, quindi documentiamo in diretta l'ingresso di questo quintetto, non so come usciranno in tarda serata, quindi potete entrare, ragazzi, vi libero, andate pure. Grazie mille, buona serata. Buona serata, buona serata. Bazzo, vieni, vieni Bazzo. Allora, intanto diciamo perché è speciale questa festa anche, possiamo definirla festa dei sapori. Esatto, è proprio così. Beh, è speciale perché l'abbiamo costruita noi. Noi vogliamo valorizzare in questo senso quella che è la tipicità del prodotto carlinese. Ci siamo riusciti in questi 7 anni, certamente è faticoso perché c'è un gioco di incastri che va avanti da circa 4-5 mesi, però alla fine il risultato finale con l'incognita a meteo, insomma, ci ha dato ragione. Continuiamo e pensiamo di continuare con questo format e in questo momento noi ci troviamo in piazza San Rocco e da qui che parte appunto la kermesse. Che cosa troviamo? C'è il visitatore che arriva e lo diciamo va avanti anche domani la festa. Sì, domani sarà l'ultimo giorno, oggi è il secondo giorno quindi siamo un po' nel cuore, no? di questi 3 giorni di festa. Beh, i protagonisti di questi 3 giorni sono le associazioni locali e i produttori. In particolare voi qui troverete il miele, il vino, il formaggio, ma insomma anche le tipicità che sono legate alla tradizione locale. Ci sono in particolare i biscotti, i dolci, i colazzi che sono stati inventati, diciamo, con una ricetta ad hoc da parte dell'associazione della scuola dell'infanzia e così via via, diciamo, vi accompagneremo da qui in poi a conoscere, insomma, quelle che sono i prodotti tipici delle associazioni e del nostro territorio. Allora, con questo con l'esponente appunto della giunta Navarria e con lo stesso sindaco cominciamo a entrare, quindi la prima tappa penso sarà la scuola materna dell'infanzia, dove troveremo appunto i colazze, che è un prodotto che veniva acquistato da chi adesso ha 60-70 anni. Abbiamo ancora un minutino e quindi abbiamo il tempo di arrivare da queste parti. Sindaco, qui che cosa succede? È uno stand dove i ragazzini, diciamo, animati dal nostro centro di aggregazione giovanile, diciamo, trovano dei giochi, delle attività per, diciamo, mentre magari i genitori, ecco, magari mangiano o bevono un bicchiere in tranquillità, qui sono animati in maniera attrezzata, ecco, quindi uno stand dedicato proprio ai più giovani, ai giovanissimi. Ho detto il colaz, un prodotto che ci porta indietro negli anni. Li mangiavi anche tu? Sì, era un dolce tipico friulano, a cerchio, si dava una volta per la cresima, i padrini lo regalavano per la cresima. Qui a Carlino abbiamo trovato un'antica ricetta di 70 anni fa, dove si usavano dei prodotti tipici di qua di Carlino, cioè le nocciole del bosco e il ginepro del bosco, che vengono inseriti in questo dolce. L'abbiamo riscoperto, l'abbiamo rifatto, lo proponiamo in queste occasioni. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, linea alla regia di Tiziano Campigotto e noi ripartiamo proprio dai colazza, tra poco.
Cosmetal, dal 1981 a Muzzana, opera nella carpenteria metallica e nella produzione di serramenti di design. L'ampia gamma di prodotti marchio CE e la pluriennale esperienza la rendono sul mercato regionale un'azienda leader nel settore, ponendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Il mondo si mette in tavola, ritorna Gusti di Frontiera. A Gorizia, dal 21 al 24 settembre, 4 giorni all'insegna del gusto e del divertimento. Oltre 350 stand da 44 nazioni ti aspettano con il meglio dei prodotti tipici, dei piatti e delle tradizioni. Tra gli ospiti d'onore gli chef Gianfranco Vissani ed Emanuele Scarello e la giudice di Masterchef Antonia Klugman. Vi aspettiamo! Fascino, carisma, sicurezza, soddisfazione. Avere capelli belli e sani ci aiuta a sentirci bene con noi stessi. È per questo che da oltre 40 anni noi dei Centri Cesare Ragazzi Laboratories ci impegniamo per aiutare tutti gli uomini e le donne con problemi di diradamento e perdita dei capelli a ritrovare il piacere di una vita piena, senza rinunce o imbarazzo. Il nostro sistema CRL è un sistema esclusivo, brevettato da Cesare Ragazzi Laboratories e dermatologicamente testato. È la nostra risposta ai problemi di calvizie, a misura di ogni specifica esigenza. Dimentica l'insicurezza e ritrova la felicità di una vita senza compromessi. Cesare Ragazzi Laboratories. A Tavagnacco 0432 571383. Pordenone 0434 524027, Mestre 041 2432 248. Il 30 settembre, ottava edizione della Staffetta del Mosaico a Spilimbergo. Prova a correre anche tu in uno dei più suggestivi percorsi cittadini del Friuli. Iscrivi la tua squadra e fai battere il tuo cuore assieme a noi. Corri anche tu a donare. Info e iscrizioni su www.staffettacittadelmosaico.it. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti antintrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Nicescar, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Sereni Orizzonti, residenze per anziani in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire, la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Nel cuore della campagna di Carlino, nuova latteria di Carlino, gestita dalla famiglia Battaglia, che dal 2009 trasforma come una volta il latte di vacche pezzate rosse della propria stalla per produrre formaggi, stracchino, mozzarella e ricotta. Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e sabato pomeriggio fino alle 18. L'azienda agricola Battaglia e la nuova latteria di Carlino aderiscono alla rete di Campagna Amica. Albo Serramenti, da 40 anni, produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria marchio Pirner. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Stufe, caminetti, canne fumarie, caldaie e termoimpianti a biomassa. Arte Ceramiche, con il suo staff di esperti fumisti, da 34 anni progetta, installa e assiste i clienti per i propri progetti personali di riscaldamento della casa. Arte Ceramiche, porta il calore a casa tua. Nuova gestione farmacia Karalambopoulos. Articoli sanitari, erboristeria, dermocosmesi, omeopatia, prodotti per l'infanzia. Aperta anche il sabato mattina. Ci trovate a Carlino, in piazza San Rocco. La qualità, il risparmio e la sicurezza dei prodotti locali direttamente dal produttore al consumatore.
Dove? Ma negli spazi della latteria Borgo Paludo. I nostri formaggi, lo yogurt, il latte, il gelato, i salumi locali e tanti altri gustosi prodotti del territorio ti aspettano per far felice il tuo palato. Ci trovi a Fagagna, a Gemona e Cassacco. Latteria Borgo Paludo, dal 1923, tradizione e qualità. www.latteriaborgopaludo.it. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in via Lignano 46. Eccoci, allora, come promesso, ripartiamo dalla, lo leggo, Scuola dell'Infanzia Don Riccardo Valentinis. Sono con il presidente dell'associazione che prende il nome da questo. Fabio Della Ricca, sono Fabio Della Ricca, sono il presidente di questa associazione. Questo è il quarto anno che stiamo affrontando per la conduzione di questa scuola, che è condotta da genitore. È una scuola privata paritaria dove nel 98 ha iniziato il suo percorso. Prima era, diciamo, gestita a livello parrocchiale dalle suore, dopodiché le suore sono state richiamate, diciamo, a loro ordine, e dei genitori si sono uniti e hanno formato questa associazione e poi lasciata in mano negli anni ai vari genitori che sono subentrati. Senti, questi sono i colazzi. Questi sono i colazzi di Charlins, esatto, sì, il colazzi che è praticamente un biscotto che non era proprio così piccolo, no? È un biscotto che veniva fatto in occasione delle cresime, veniva donato appunto dal padrino al cresimando ed era, diciamo, una ciambella molto più grande e poi costituita con altre più piccole. Senti, mi presenti questo gruppo senza fare particolarmente riferimenti a una signora con i capelli ricci che non vuole parlare. Questo è il mio direttivo, posso chiamarlo mio perché lo sento così. Dopo 4 anni ci incontriamo praticamente ogni, non dico ogni giorno, ma quasi ogni settimana, poi grazie anche a WhatsApp ci sentiamo molto spesso. Partiamo da Samantha, che fa parte appunto del consiglio, c'è Cinzia, c'è Paola, Francesco che è il vicepresidente e Deborah che è la segretaria. E la piccola chi è? La piccola è una bambina che era all'asilo molti anni fa, diciamo così, perché è ancora piccola, ed è la figlia di Paola. Grazie. Grazie, quindi serve anche per far cassa questa cosa? Allora sì, la scuola si sovvenziona anche con questo tipo di attività qua, oltre a fare la raccolta del ferro, a varie attività che facciamo durante l'anno per incrementare le casse della scuola e per comprare i giochi piuttosto che altre cose. La scuola, oltre che avere contributi importantissimi da parte del comune e dello Stato, diciamo, si alimenta anche in questo modo qua. Allora, grazie alla Scuola dell'Infanzia. Io adesso vado da Zanutta, che gentilmente si è fermato, è in giro con alcuni rappresentanti della squadra. Zanutta, non potevi mancare. Qua è un prodotto tipico, ha detto il sindaco, la squadra Charlins Muzzane, e quindi ho accettato volentieri di presentare la squadra del settore giovanile. È un orgoglio presentare i giovani nel proprio paese in piazza. I numeri del vivaio? Ma sono 200 tesserati, sono tutti i piccoli amici che sono in 2-3 squadre, 3 squadre di Pulcini, 2 squadre esordenti, 3 squadre giovanissime, 2 squadre di allievi, una di juniores e la prima squadra in Serie D. Senti, dici Zanutta e dici, beh, è un uomo che ha coraggio e investe sul suo territorio. Ma io sono molto radicato, sono una persona a cui ha chiamato la squadra con il nome del suo territorio, vive nel suo territorio e quando va fuori è orgoglioso del suo Friuli. Quindi sono una persona che mi piace rappresentare il mio territorio. Negli spalti di Lignano, domenica scorsa, contro il Mantova, avevamo 3 bandiere del Friuli Venezia Giulia. Mi piace rappresentare quella provincia a cui sono molto attaccato. Senti, chi c'è qua? Vediamo un po' di allenatori del settore giovanile.
abbiamo il responsabile del settore di base e abbiamo Roberto Battistella che si occupa di tutti i più giovani e lui è veramente un pilastro della società. Il più piccolo quanti ne ha? E parliamo di 2012, quindi 5 anni. La prima cosa quando un bambino di 5 anni entra in campo, che gli dici? La prima cosa che dico ai genitori è il divertimento, ok? E dopodiché non è il calcio all'inizio, facciamo l'educazione, l'igiene personale del ragazzo e basta. Grande, grande divertimento. Così le presentiamo, vieni un attimo, rapido, rapido, tu sei? Pier Domenici Jacopo, allenatore dei piccoli amici, quindi piccolini. I primi. I piccoli. Beh, una grande responsabilità. Sì. Rapido. Buonasera, prego. E tu chi sei? Della Negra Massimo, allenatore Pulcini 2008-2009. Così poi vado. Vieni. Cristian Venturuzzo, Pulcini 2007. Guardate, gli amici del Chiarismo Uzzane, cioè quali si è creato un palco, escono dal gazebo come se fosse stato creato apposta per loro. E tu sei il saggio, vieni. Non volevo dire. Sono il più anziano, è per quello che non volevo presentarmi. In ogni modo sono allenatore dei Pulcini 2007 del Carlin Musana. E questi bambini cosa ti chiedono? Ma niente, i bambini sono un gruppo molto educato, molto bravo e l'insegnamento che cerchiamo di dargli noi è stare in gruppo, stare in comunità, ecco, questo è quello che diamo noi ai bambini. Poi per i campioni ci penseremo un domani, ecco questo. Grazie. Grazie Zanuta, ci vediamo. Grazie ragazzi. Allora, dicevamo, sì, è una festa dei prodotti tipici, ma è anche l'occasione per parlare di territorio e si è creata anche una mostra micologica. Buonasera Navarria. Buonasera. Allora, dobbiamo dire, territorio ricco di funghi? Sì, quest'anno particolarmente siamo stati fortunati perché nei nostri boschi planiziali, tra i boschi di Carlino, Muzzana, Porpetto, San Giorgio, siamo riusciti a raccogliere un totale più di 200 specie e questo, diciamo, potremmo definirlo un evento abbastanza fortunato perché non sempre in questo periodo possiamo trovare così tante specie. E la gente di solito va in montagna per cercare i funghi, però non sa che anche nei nostri boschi planiziali i boschi, diciamo, offrono una grossa moltitudine di specie e in particolare alcuni funghi che sono tipici proprio di questa zona e di questi boschi termofili e caldi. Che stagione è? Questa, in questo momento sta piovendo molto. Sì, diciamo che se fino a 10 giorni fa eravamo pessimisti sull'andamento della micologia a livello di raccolta, possiamo dire che in questo momento ci troviamo in condizioni ottimali perché in tutti i boschi della regione stiamo trovando moltissime specie e questo ci dà la possibilità di effettuare delle mostre, di allestire eventi e di poter studiare e di andare avanti con lo studio della micologia. Senti, concludendo, quanti tipologie di funghi sono rappresentati alla mostra che appunto avete allestito? Allora, fortunatamente abbiamo trovato moltissime specie nei nostri boschi e abbiamo allestito una parte della mostra solo con i funghi territoriali, quindi che sono un centinaio, più mandando parecchi soci a raccogliere in tutto il resto della regione, in particolare in montagna, in Carnia e anche nel Trevisiano, siamo riusciti a raggiungere circa 220 specie in tutto. Allora, grazie a Navarria, abbiamo ancora 2 minuti, dobbiamo andare, sindaco, vieni, in quel chiosco cosa troviamo? I sostenitori del Porset, sono un gruppo di amici che lavorano, diciamo, usando il maiale come prodotto principale, ma lo fanno soprattutto a scopo di beneficenza. Diciamo, questo è un esempio di volontariato positivo, e ne abbiamo per fortuna tanti nella nostra comunità, in cui la gente lavora a fine di bene. Vediamo se riusciamo a parlare con uno dei rappresentanti. Alex! Alex, se riusciamo a farlo anche... Vieni Alex, ciao. Allora, il sindaco mi diceva che voi grazie alla carne di maiale fate del bene. Beh, il timbro mi sembra emblematico. I sostenitori dal Pursi Chiarlinx. Sì, noi siamo un gruppo di amici che facciamo 2 feste all'anno e con il ricavato della festa noi doniamo alle varie associazioni di Carlino che hanno bisogno, tipo l'asilo per i nostri bambini,
tipo l'Anteas, che hanno, portano via i nostri nonni per fargli del bene, per portarli a far cure, eccetera, eccetera. E così noi doniamo i nostri ricavati per fare del bene alle associazioni di Carlino. Cosa si serve qua? Qua si serve soprattutto carne di maiale, anzi non soprattutto, solo carne di maiale. Abbiamo il carré affumicato, salame nel fressurin, con cipolla e senza cipolla. E poi abbiamo la porchetta, tutta roba nostrana, i salami fatti da noi e il carré sempre fatto da noi. Sì. Allora io direi, se riusciamo a mostrare questo bancone straordinario, dove c'è appunto il... Vieni un attimo, più vicino, vieni. Cioè, volevo invitarvi, cari amici, sarete sul divano, venite a Carlino, guarda che razza di sberle, sono delle ruote di camion, caro. Sì, sì, tutta roba fatta da noi, ammazziamo maiali, sempre nel nostro gruppo, e facciamo questo. Campigotto, che sei in regia, c'è questo profumo che mi rimbalza nelle narici e poi credo anche nelle papille gustative. Puoi mandare la pubblicità, caro, a tra poco. La Friul Service di Colugna di Tavagnacco è specializzata nella gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e si occupa della torrefazione del caffè San Paolo. Potrai quindi degustare un caffè veramente friulano e veramente a chilometro zero. Nella sede dell'azienda trovi anche le miscele e le capsule. Il caffè e il servizio sono certificati per garantire al massimo il cliente. Goditi un momento di relax. Cosmetal, dal 1981 a Muzzana, opera nella carpenteria metallica e nella produzione di serramenti di design. L'ampia gamma di prodotti marchio CE e la pluriennale esperienza la rendono sul mercato regionale un'azienda leader nel settore, ponendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Autotrapianto con capelli propri. Trattamenti specifici personalizzati. Sistemi di infoltimento unici, brevettati e certificati. Per lei e per lui, qualsiasi sia l'anomalia cute ai capelli, chiama subito il centro CR Lab più vicino a te. Usa la testa. Prenota subito la tua analisi gratuita. Cesare Ragazzi Laboratories. A Tavagnacco 0432 571383. Pordenone 0434 524027, Mestre 041 2432 248. Domenica 24 settembre, grande fiera delle zucche a Bagnaria Arsa, a 2 km da Palmanova. Gara delle zucche con oltre 100 espositori, mostra di Lego, agility dog principianti e ballo latinoamericano. Degustazione di gnocchi speciali, frico e ottima birra alla zucca. Vi aspettiamo, la sorpresa è garantita. Nel cuore della campagna di Carlino, nuova latteria di Carlino, gestita dalla famiglia Battaglia, che dal 2009 trasforma come una volta il latte di vacche pezzate rosse della propria stalla per produrre formaggi, stracchino, mozzarella e ricotta. Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e sabato pomeriggio fino alle 18. L'azienda agricola Battaglia e la nuova latteria di Carlino aderiscono alla rete di Campagna Amica. Albo Serramenti, da 40 anni, produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Ciao Ale, e come va il tuo commercio online? Caro Luca, una delusione. Poche vendite. Ma non conosci SincroPiù? SincroPiù? Sì, SincroPiù, gestionale che assicura il tuo sito ben 387 vendite al secondo. 387 vendite al secondo! Con SincroPiù il tuo sito vende di più. Vai subito su www.sincropiu.it. Nuova gestione farmacia Caralambopulos. Articoli sanitari, erboristeria, dermocosmesi, omeopatia, prodotti per l'infanzia. Aperta anche il sabato mattina. Ci trovate a Carlino, in piazza San Rocco.
Antenna top, sky service e internet veloce, videosorveglianza, sistemi di allarme, sicurezza per la casa e domotica. Un'esposizione di oltre 500 metri quadri a vostra disposizione, con migliaia di prodotti di elettronica. Antenna top, la tua scelta di qualità. Vieni a trovarci a Udine in via Linussio 10 e a Pordenone in via Montereale 75A. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in via Lignano 46. E allora ripartiamo con questo terzo blocco di Telefriuli Estate, ve lo ricordo stiamo trasmettendo in diretta da Carlino, questo si chiama Emanuele, è di Sclaunicco e ha un coniato, un nome semplice, Furlanbier, pensi alla birra e vai in Baviera, in Austria, invece la birra nasce anche da queste parti. Esatto, perché secondo me il Friuli, abbiamo un clima, dei prodotti, una materia prima eccezionale, che secondo me è addirittura la migliore d'Europa e quindi non vedo perché non proporre il nostro prodotto. Ecco, la materia prima da dove arriva? Arriva sempre qui dalla zona, e c'è un gruppo di contadini che coltiva proprio l'orzo che viene maltato e allora io al momento la acquisto e poi la trasformo in birra e poi la rivendo in Friuli praticamente. Come sta andando? Per adesso molto bene, sono molto soddisfatto. Senti, ma il marchio buca? Com'è? Il marchio funziona? Sì, sì, diciamo che la gente lo sente proprio perché proprio è una birra dedicata da me al Friuli, proprio alla mia gente, alla mia patria, e quindi vedo anche un riscontro in questo, no? Allora sono molto contento di questo. Senti, questa avventura quando è iniziata? È iniziata un anno fa. Praticamente, e io sono birraio da molto più tempo e ho deciso di creare il mio marchio proprio dedicato alla mia terra, ecco. Allora sono partito così più che altro per gioco e sta diventando pian piano una cosa seria e niente, grazie, vado avanti così. Ottimismo, grazie a Emanuele Furlanbier, Edi Sclaunicco, e l'avete sentito, ho voluto dedicare il marchio del mio prodotto alla mia gente, alla mia terra, quindi questo si chiama orgoglio friulano, grazie. E allora noi ci spostiamo e andiamo, caro sindaco, da un altro... Andiamo da un'altra birreria, Sante Sabide abbiamo di fronte qua, di Fraforeano, di Ronchis, sempre una birra friulana che si rilaccia proprio nel nome a un concetto antichissimo. Sante Sabide è una cosa che ha scoperto Don Gilberto Pressacco, cioè questa intitolazione di un santo che non esiste ma che è collegato con le origini antiche cristiane del cristianesimo aquileiese collegato ad Alessandria. Adesso non possiamo parlarne qua, però possiamo andare ad assaggiare la birra e parlare direttamente con loro che hanno avuto questa bella intuizione. Senti, chi troviamo? E sono i due produttori della birreria Sante Sabide di Fraforeano di Ronchis. Allora, noi ci spostiamo, andiamo dai due produttori di Sante Sabide, vediamo se li troviamo, facciamo un bel zigzag. Eccolo qua. Ci siamo. E qua troviamo un luogo romantico, due bottiglie e queste due candele. Allora, buonasera. Allora, il sindaco ha già fatto una descrizione. Che cos'è la birra di Sante Sabide? La birra di Sante Sabide sarebbe una birra tipicamente friulana perché prende il nome da Sante Sabide, che è un antico culto che deriva da Alessandria d'Egitto, ancora quando c'erano gli scambi culturali fra Roma e Alessandria d'Egitto, dallo Shabbat ebraico. In più abbiamo preso lo spaventapasseri come simbolo dell'antico, dei nostri nonni che usavano lo spaventapasseri come, esatto, quindi abbiamo cercato di utilizzare il nome e l'immagine della vecchia tradizione friulana con delle birre
che sono tipiche del territorio, quindi abbiamo preso alcuni, ad esempio adesso abbiamo fatto una birra alla zucca, che è una birra fatta con, per la Proloco di Bagnari Arsa, che ci fanno, hanno fornito tutte le zucche. Abbiamo creato questa birra alla zucca, poi abbiamo la birra col tarassaco, la birra con la canapa, abbiamo diversi tipi di birre. Come birra aromatizzata la zucca? Birra con la zucca, proprio la birra, la zucca viene messa in bollizione assieme al luppolo, oltre a metterci cannella e noce moscata, quindi viene dato dei gusti particolari che sono anche tipici della tradizione friulana, perché la zucca fa parte della cultura friulana. Oltre a quello abbiamo altre birre, tipo adesso dobbiamo fare la birra con la castagna, che sarà un'altra birra stagionale per la festa di Valle, che è anche un'altra cultura nostra, è la castagna, quindi cerchiamo di riprendere i vari prodotti friulani e unirli nel mondo brassicolo della birra. Ecco, quindi Valle Sofumbergo, altro luogo incantevole, una delle capitali della castagna friulana, sicuramente racconteremo anche di quella zona, è un posto meraviglioso, un balcone sul nostro amatissimo Friuli. Grazie e buon lavoro. Volevo dire che cerchiamo di mettere anche la birra nel mondo della cucina. Vicino al birrificio abbiamo un ristorante che è alle Mondine a Fraforeano, dove proponiamo dei piatti con la birra come ingrediente, quindi cerchiamo di mettere la birra artigianale, che è non filtrata e non pastorizzata, nel mondo della cucina, quindi uniamo i due mondi del bere e del mangiare in una tradizione friulana. Grazie. Allora, grazie agli amici della birra del birrificio di Sante e Sabide, io direi che possiamo andare avanti. Sindaco Battaglia, no? Adesso andiamo a vedere un nostro produttore di Carlino, proprio latteria di Carlino, uno che alleva vacche, diciamo, produce latte, produce direttamente in azienda formaggi e li vende direttamente a chilometro zero. Volevo dire, aggiungere allo scopo di questa festa, che non è solo i prodotti, sicuramente sono la base, no? Però i prodotti, l'associazione, ma noi mettiamo fuori un po' tutto il territorio. Abbiamo fatto in questi due giorni, per esempio, molte visite guidate, quindi vogliamo mettere in piazza, come dire, proprio il territorio, quindi sono visite in battello domani, se la gente vuole venire, visite guidate nei boschi, visite guidate nei luoghi sacri, nelle chiese. Quindi c'è una scoperta del territorio che voleva essere messo proprio in vista. Adesso possiamo andare da Battaglia, allora latteria di Carlino, che è qua. Io volevo un attimo invitarvi a guardare quella facciata meravigliosa che è la chiesa di Carlino, campanile e chiesa pulitissimi, sindaco. Sì, beh, un'opera d'arte incredibile, dentro ci sono dei capolavori d'arte, io organizzo proprio io personalmente delle visite guidate, perché merita, ecco, dedicare del tempo della visita non solo a questo ma anche ad altri edifici sacri di Carlino. Stamattina siamo andati nella chiesa di San Tommaso Becket, questo santo inglese che si trova solo a Carlino in tutto il Friuli, e quindi è una cosa molto particolare, c'è una leggenda dietro. No, complimenti, perché vediamo certi altri luoghi di preghiera in altre zone che sono completamente abbandonati, vieni ed è magnetico. Sì, è il cuore della nostra comunità, che è una comunità viva, 35 associazioni e tantissimo volontariato. E il cuore della comunità è viva se c'è gente che si dà da fare, se si mette in relazione. Queste occasioni come questa fiera sono proprio l'occasione di impossessarsi della piazza, che di solito è attraversata dalle macchine, e fare vita di relazione. Ma questo succede tutto l'anno, abbiamo visto con tante sfaccettature, grazie proprio alla gente di Carlino. Allora, noi adesso andiamo avanti, andremo da Battaglia, che proprio ha esposto i prodotti della sua azienda a ridosso del chiosco della Proloco. Caro Battaglia, buonasera. Ciao Daniele, buonasera. Allora, senti, che cosa ci hai preparato qua? I nostri prodotti. Noi siamo un'azienda agricola che produce il latte, abbiamo 100 capi, 100 vacche da latte di Pezzata Rossa qui a Carlino in via Levaduzza, e oltre a produrre il latte lo trasformiamo nel nostro mini caseificio e produciamo vari tipi di formaggio, ricotta, stracchino, mozzarella, e di Pezzata Rossa e prevalentemente al latte crudo.
descriviamo i piatti, allora, che penso... Tanto... Dov'è tua moglie? La moglie è dietro. È so dietro, che non ama la telecamera. Non ama la telecamera. Salutiamo, si chiama? Arianna, la casara. Allora, noi siamo qui presenti a questa manifestazione, vicino in abbinamento con la Proloco di Carlino, che prepara alcuni... ed offre alcuni piatti, in particolare abbiamo un piatto misto di formaggi, abbiamo i crostini con la ricotta, i vari formaggi, diciamo latteria, caciotte, questo è un prodotto particolare che sembra un tè. Ecco, proprio soffermiamoci 2 secondi su questo, perché è quadrato? Ma allora, in tutte le cose bisogna anche avere un po' di fantasia, Daniele. Abbiamo provato una ricetta che ci è stata proposta da un tecnologo lombardo, dove diciamo c'è una grande tradizione, e ci ha proposto di fare una sorta di taleggio. Ecco, questa è un'interpretazione, chiamiamola, di Carlino del formaggio di tipo taleggio. Senti, com'è la vita in stalla? È dura, durissima, e cosa dire, il mercato non ci aiuta, noi tentiamo di sopravvivere così, anche in questa maniera, trasformando e vendendo, ma è molto, molto, molto. Però tu hai un cognome che dice tutto, battaglia, quindi non hai paura. Ma insomma, speriamo di farcela, le difficoltà sono tante, stiamo lottando per così portare avanti un'attività, un'azienda agricola e in questo caso anche una tradizione. Allora, grazie a Battaglia, titolare dell'omonima azienda agricola, un saluto anche alla sua signora con la quale lavora, opera e produce. Approfitto anche dell'occasione per salutare Roberto Tonizzo, che è stato per anni a capo, alla guida di un grosso istituto bancario ed è originario proprio di Carlino, e a suo nonno ha dedicato un libro, Many, che è stato presentato di recente da queste parti. Ci sta guardando in streaming da Brescia, www.telefriuli.it. Lo salutiamo, gli auguriamo una buona serata e speriamo di vederci qua in Friuli. A tra poco. Cosmetal, dal 1981 a Muzzana, opera nella carpenteria metallica e nella produzione di serramenti di design. L'ampia gamma di prodotti marchio CE e la pluriennale esperienza la rendono sul mercato regionale un'azienda leader nel settore, ponendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Caramel, fino al 25 settembre, ti aspetta 7 giorni su 7 con più qualità, più scelta e il 33% di convenienza in più su tutto il Rovere. Settembre è il mese del mobile artigianale Caramel in Rovere. Tutti i prodotti in Rovere fino al 25 di settembre saranno scontati del 33%. E ancora 13 cucine classiche, 17 moderne a metà prezzo. Incredibile settembre Caramel a Meulo, strada Treviso Mare e a Palmanova, presso le uscite autostradali. Attenzione, attenzione, settembre shock da Caramel. Sedia veneta seduta paglia solo 14 euro. Tavolo 100% allungabile 240 euro. Settembre shock da Caramel. Parete modello Parigi 2390 euro. Credenza treante base più alzata 1490 euro. Tavolo vale in rovere ellisse 1690 euro. Caramel, nelle due sedi di Meulo e Palmanova. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Elettra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita.
Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti antintrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Avete infissi vecchi? Non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli, di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. La qualità, il risparmio e la sicurezza dei prodotti locali direttamente dal produttore al consumatore. Dove? Ma negli spazi della latteria Borgo Paludo. I nostri formaggi, lo yogurt, il latte, il gelato, i salumi locali e tanti altri gustosi prodotti del territorio ti aspettano per far felice il tuo palato. Ci trovi a Fagagna, a Gemona e Cassacco. Latteria Borgo Paludo, dal 1923, tradizione e qualità. www.latteriaborgopaludo.it. Nel cuore della campagna di Carlino, nuova latteria di Carlino, gestita dalla famiglia Battaglia, che dal 2009 trasforma come una volta il latte di vacche pezzate rosse della propria stalla per produrre formaggi, stracchino, mozzarella e ricotta. Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e sabato pomeriggio fino alle 18. L'azienda agricola Battaglia e la nuova latteria di Carlino aderiscono alla rete di Campagna Amica. Albo Serramenti, da 40 anni, produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite, partner Internorm, concessionaria a marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Fascino, carisma, sicurezza, soddisfazione. Avere capelli belli e sani ci aiuta a sentirci bene con noi stessi. È per questo che da oltre 40 anni noi dei Centri Cesare Ragazzi Laboratories ci impegniamo per aiutare tutti gli uomini e le donne con problemi di diradamento e perdita dei capelli a ritrovare il piacere di una vita piena, senza rinunce o imbarazzo. Il nostro sistema CRL è un sistema esclusivo, brevettato da Cesare Ragazzi Laboratories e dermatologicamente testato. È la nostra risposta ai problemi di calvizie, a misura di ogni specifica esigenza. Dimentica l'insicurezza e ritrova la felicità di una vita senza compromessi. Cesare Ragazzi Laboratories. A Tavagnacco 0432 571383, Pordenone 0434 524027, Mestre 041 2432 248. Nuova gestione farmacia Caralambopulos. Articoli sanitari, erboristeria, dermocosmesi, omeopatia, prodotti per l'infanzia. Aperta anche il sabato mattina. Ci trovate a Carlino in piazza San Rocco. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in via Lignano 46. Eccoci, siamo in diretta, me lo chiedeva Jessica Riva poco fa, confermiamo, siamo in diretta. Perfetto, benissimo. Perfetto. Allora, intanto, mamma Ape. Sì, mamma Ape, sì, perché principalmente sono una mamma di tre bambini e quindi, e poi il nome è quello che esprime maggiormente il significato dell'ape, che è la nostra mamma ed è l'inizio, ed è, se manca lei manca tutto,
e l'insetto più importante che ci sia è l'ape. Ecco, tu mi sembra di capire, va bene, ma non sfruttiamolo. Sì, assolutamente non sfruttiamolo, almeno la mia visione personale è non sfruttare l'ape, ma sì raccogliere i suoi frutti e cercare di rispettarla maggiormente, più possibile. Senti, prima il sindaco mi ha detto che hai un progetto particolarmente nuovo e siccome tu hai capacità di comunicazione, diccelo che poi mi devo spostare. Allora, il mio progetto per il prossimo anno è quello di fare, come anche fanno gli apicoltori sloveni, è la casetta dove la persona va all'interno e può sentire il ronzio delle api, sentire il profumo dell'ape, perché gli alveari vengono collocati esternamente e la famiglia delle api è divisa solamente da una griglia dalla persona dentro la casetta. Quindi tu ti siedi lì, tranquillo, senti il profumo, senti il loro lavorare continuo di giorno e di notte. Tra l'altro la signora Riva mi ha promesso che mi aiuterà a fare una puntata dello scrigno dedicata alla storia del miele in Friuli, giusto? Sì, cercherò di impegnarmi a trovare i migliori apicoltori che ti possono aiutare, assolutamente. Bravissima. Perché c'è un consorzio, ma come vedete questa è una persona che ci crede, quindi noi abbiamo bisogno di persone che ci credano e quindi il miele ha una storia in Friuli. Sì, assolutamente. E poi ci sono tanti apicoltori comunque appassionati. Ci sono apicoltori che amano veramente l'ape e che lo fanno da tantissimi anni. Grazie Riva. Grazie a voi. Allora, noi adesso ci spostiamo e andiamo da questo signore che è scappata. Sì, la titolare è scappata. Sono Scarpin Cristian, sono marito della titolare, che adesso è leggermente assente, dell'azienda agricola Bordiga di Gonars, proprio sul confine di Bagnari Arsa. Abbiamo un piccolo allevamento di capre camosciate delle Alpi, dove produciamo con piccolo spazio acquistato a casa, produciamo formaggi caprini, dei formaggi freschi come il primo sale, la robiola, volendo spalmabile, la cacciottina con caglio vegetale, lo stagionato e poi i vari prodotti con le erbe, peperoncino. Quanto è difficile allevare, gestire delle capre? Allora, le capre sono animali particolari. Ce n'hai una, è come un cagnolino, diciamo, è molto affettuosa. Se ne hai tante, la cosa è un po' complicata, perché comunque il maschio in periodo della moglie è molto irruento. Infatti ho avuto danni, diciamo, strutturali in questi periodi, perché sono periodi giusti proprio, distruzione di cemento, cose così. Nel periodo dell'amore le capre... Quando le femmine vanno in amore, il maschio sente i feromoni e va un po' fuori di testa. Quindi lavoro per i muratori, insomma. Sì, decisamente. Scusa la battuta, ma dobbiamo anche ironizzare ogni tanto. Sì. Quant'è che va avanti questa attività? Allora, abbiamo cominciato una decina di anni fa con un piccolo gruppo molto spartano, diciamo, per poi migliorare un po' le cose grazie anche a alcune aziende come Capramica di Pinzano Tagliamento, che ci ha aiutato molto anche nella classificazione. E per poi cambiare con un gruppo più selezionato e produttivo, adesso abbiamo una media sui 4 litri, 4 litri e mezzo al giorno di produzione a capo. Grazie. Allora noi adesso ci spostiamo, andiamo due minutini due dal presidente della Proloco, che tra l'altro è giovanissimo, vediamo se riusciamo a incontrarlo. Due secondi, presidente. No, non imparate. No, Beninchico, sì. Beh, dai, possiamo dire, nonostante il rischio meteo che era... si sapeva che purtroppo le previsioni non erano clementi, però possiamo dire abbastanza positivo, dai, per adesso. E cosa fa la Proloco a Carlino? Beh, la Proloco a Carlino cosa fa? Cerca di promuovere il più possibile il territorio. Infatti quest'anno noi all'interno del nostro chiosco promuoviamo il più possibile le aziende locali. Infatti abbiamo vari vini di Bortolusso, nonché la birra artigianale di un produttore locale e, come avete precedentemente appunto fatto il servizio in merito alle aziende locali, quindi anche il formaggi dell'azienda agricola Battaglia, quindi insomma abbiamo cercato di dare un taglio veramente territoriale nonché del luogo più correttamente. Quanti anni hai? 25. Ecco, qui si crede al rinnovo, presidente della Proloco, 25 anni, ci sono
altre realtà, non solo delle Pro Loco, dove non si molla, si rimane lì fino a 80-90 anni, non funziona così. No, diciamo che mi auspico che non sia solo io l'unico 25enne all'interno delle varie associazioni. Ovviamente il ricambio generazionale è importantissimo. Io spero di essere uno dei promotori a far questo per quanto riguarda la Pro Loco. Per il resto si vedrà. Si vedrà, esattamente. Rapidamente, cosa abbiamo qui? Questo è carpaccio di branzino, ovviamente col pomodorino e tutto. Qui abbiamo i formaggi dell'azienda agricola Battaglia. Poi abbiamo una frittata prodotta da noi, o meglio, fatta dai nostri collaboratori, insomma dei partecipanti dell'associazione, e poi abbiamo il pane. Senti, ma è quella signora là? Quella signora lì, guai se mancasse. E chi è? Quella lì è la vicepresidente. Che si chiama? Viviana Bortolusso, e guai se mancasse lei. Non è che a Bortolusso, diciamo che fa anche una sorta di marketing col grembiuletto. Bortolusso, aspetta che vengo, vieni da questa parte. Vieni. Ma senti, di queste robe qualcuna ne hai preparata anche? Beh sì, le frittate che sono state fatte con le patate, con le cipolle, semplicissime. Diamo sempre una mano a fare il carpaccio di branzino, che è sempre qui del luogo, quindi viene marinato e poi appunto preparato in questo sistema. E i formaggi invece ci... Battaglia. Grazie Bortolusso. Si figuri. Allora, noi ci spostiamo, abbiamo ancora 3 minuti, così andiamo dai cacciatori e poi ci saluteremo con Bazzo e appunto il sindaco Navarria. Buonasera. Dove va, signorina? Lei non c'è. Come va? Bene, bene. Allora, i cacciatori che ruolo hanno sul territorio? Sul territorio, se guardiamo il territorio, guardiamo come il terreno che ci ha posto e stiamo assieme ai contadini a sviluppare le cose che servono. E invece qua cosa si serve? Stasera abbiamo fatto questa cena per poter rifinire un parco che abbiamo inaugurato ancora l'anno scorso, che è dietro lì, assieme al sindaco, per poter realizzare una piazzola e pure un gazebo in cui la gente può anche sedersi e mangiare. Quindi diciamo che i cacciatori a Carlino stanno lavorando, c'è già quest'area, area verde 2.0. Si chiama così, l'abbiamo chiamato per provocazione il 2.0 per poter dare... Senti, non siete poi così cattivi voi cacciatori? No, non siamo niente cattivi, aiutiamo piuttosto che dare male. Ma voi siete delle sentinelle dell'ambiente, no? Sì, la maggior parte sì, sentinelle dell'ambiente. Vieni da questa parte un attimo. Mi presenti questo quintetto? Sì, allora cominciamo da Mario, Franzoni, Paolo, Ido e Ernesto. Cacciatori da sempre? No, sono due coltivatori diretti e 3 cacciatori lì assieme a me. Perché assieme ai coltivatori diretti lavoriamo per stare assieme, ecco. Grazie. Quindi, grazie a lei. Allora io direi che siamo praticamente in chiusura. Bazzo non so dove sia. Volevo chiudere assieme al sindaco, chiudiamo assieme al sindaco. Vedete, questo è un po' il corridoio e questo piacevole fumo che invade la via principale del paese. Siamo in piazza a Carlino, volevo ringraziarvi per il supporto. No, ben volentieri, ringrazio Tele Friuli perché ci dà questa visibilità, anzi è occasione per dire domani venite qua a Carlino, avete visto che ci sono un sacco di cose interessanti, un sacco di persone anche interessanti e sarete sicuramente ben accolti. Bazzo, buonasera, buonanotte. Buonanotte, ma noi vi auguriamo certamente la buonanotte, ma con l'intento di rivedervi al più presto a Carlino per farvi vedere insomma non solo la piazza di Carlino ma le specificità del nostro territorio, perché Carlino è stata definita la perla incastonata fra il mare, la laguna, i fiumi e i boschi. Mi fermo qua e auguro a tutti voi. È proprio uno spot, Bazzo, bellissimo. Salutiamo la Bonelli, quella che ti chiama Euronews. Esatto, un saluto particolare alla Bonelli, alla quale ho sempre detto di no, però alla fine devo rendermi conto che è stata lei che ha solleticato e che ha portato Tele Friuli a Carlino. E la ringrazio nuovamente. E quindi possiamo tornarci quando voi vorrete. Grazie al nostro Tommaso Ravo, un saluto a Tiziano Campigotto, buonanotte e vi aspetto domani col campanile della domenica ore 11 puntuali dal corso principale di Pordenone, perché c'è Pordenone Legge. Arrivederci.